Thomas Bertani, imprenditore, consulente, esperto di blockchain e realtà virtuale. C'è chi considera il metaverso un'operazione di marketing, qualcosa che non esisterà mai così come la stanno annunciando adesso e che avrà fatto buttare un sacco di soldi a molte persone. E poi ci sono i coreani che invece dicono che faciliterà l'accesso ai servizi anche della pubblica amministrazione per chi, diciamo così, non ha dimestichezza con la rete. Come la vede lei? Sì, diciamo che l'argomento metaverso è sicuramente controverso in sé e negli anni abbiamo visto questo argomento essere trattato nei modi più disparati, quindi abbiamo visto per esempio 10 anni fa Second Life, che inizia lanciando una delle piattaforme più discusse al tempo, che di fatto era un vero e proprio metaverso nel quale si registrarono più di 1 milione di persone al picco nel 2013. E per nessuno scopo preciso, nel senso che Second Life era una piattaforma nella quale incontrarsi per necessità di gaming, di business, di community, ma non aveva uno scopo unico come altre piattaforme che vediamo oggi invece trattare l'argomento metaverso. Quindi oggi abbiamo piattaforme di vario tipo, sia generiche come per dire Nemesis, Scala, cose di questo tipo, o altre come per esempio Axie Infinity, che si focalizzano solo sul gaming e che essenzialmente cercano di approfondire vari verticali per delle community di riferimento. Quindi la mia opinione è che comunque si sta parlando di costruire oggi una realtà che diventerà veramente fruibile per tutti nel giro di 5-10 anni. Quindi è un argomento caldo, ma sul quale va ancora fatto molto molto lavoro. Ecco, si parla di metaverso o di metaversi, quindi di differenti piattaforme a cui avrà accesso, dicono, un nostro avatar, che sarà sempre lo stesso, che gira per i vari metaversi. Questo è realistico immaginarlo? Prima domanda. E secondo, qual è l'interazione tra i metaversi e i social network? Qui viene in aiuto la blockchain come tecnologia, che permette di fatto di essere un campo, diciamo, neutro, una tecnologia neutra che permette di mettere in collegamento tutti questi diversi metaversi. E in particolare è interessante perché la blockchain ci permette, l'abbiamo visto per esempio con strutture come quella degli NFT, di avere uno standard unico per definire alcune caratteristiche come quella del personaggio stesso. Quindi quello che mi immagino di vedere in qualche anno è di fatto una blockchain come strumento di unificazione dei metaversi, sul quale saranno presenti i nostri asset, la nostra identità digitale, che poi potremmo decidere di utilizzare in un metaverso o nell'altro. Allora, in molte comunità tecnologicamente avanzate, ma anche in alcune aziende, e lei ne sta già facendo uso, si utilizza la DAO. La DAO è una Decentralized Autonomous Organization, quindi un'organizzazione gestita da un agente autonomo che, diciamo così, mette un software al posto del consiglio d'amministrazione. Come funziona esattamente una DAO e perché in molti ci stanno puntando? Sì, le DAO sono uno strumento innovativo che ormai esiste da 3-4 anni, diciamo, nelle coniugazioni più recenti, e è di fatto uno strumento per gestire una community e dare della responsabilità a una community di riferimento. A cosa serve? Essenzialmente a prendere delle decisioni in sistemi che si vuole siano dei beni pubblici, diciamo. Quindi un metaverso sarebbe un ottimo candidato per essere uno di questi protocolli, questi ecosistemi gestiti da una DAO. Quindi va visto un po' come un sistema di coordinamento di una community che lo utilizza per prendere decisioni, quindi per votare e di fatto, in modo trasparente, guidare lo sviluppo di un bene pubblico. Come avviene esattamente? Cioè, ogni, diciamo così, possessore di un token, di un gettone di quella comunità, di fatto ha un diritto di voto in base a quanti gettoni ha. È così? Sì, si parla spesso di token tipo governance, cioè sono dei token che permettono essenzialmente di avere un potere di voto e di influenzare proporzionalmente la decisione di questa DAO. Ci sono DAO oggi che coinvolgono in votazioni anche magari settimanali svariate migliaia di persone.
Tutto è pubblico, quindi l'applicabilità di queste votazioni dipende molto dalla community di riferimento, dal protocollo di riferimento. Quindi in alcuni casi avere una votazione pubblica è molto positivo e garantisce trasparenza e permette di gestire in modo aperto e pubblico tutte le fasi che vanno dalla discussione di un'idea fino all'implementazione della stessa. Mentre in altri casi questo è avere il tutto pubblico e visibile anche a posteriori e associabile a un'identità non è necessariamente desiderabile, non a caso normalmente le votazioni sono anonime, quindi nel senso... È un po' come una riunione di condominio, possiamo dire, sì. In cui chi possiede i metri quadri nello stabile sì. Ha diritto di votare nella riunione di condominio. Sì, non avevo mai pensato a questo parallelismo, però sicuramente azzeccato e di fatto rispecchia quello che già oggi avviene nelle DAO e quello che avverrà anche nel prossimo futuro.